Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. Allora, iniziamo il video su questo dipolo molto compatto ad uso barrato P per la banda dei 40 e dei 20 metri, ma nessuno impedisce di utilizzarlo anche per altre bande. Allora, iniziamo con la descrizione degli elementi. Abbiamo i principali tre pezzi stampati che costituiscono il nucleo dell'antenna, ovvero un elemento di base a cui andrà fissato il BNC e fungerà anche da supporto per o la bobina in aria o per contenere la bobina per il balun 1 a 1 su bacchetta di ferrite. Il supporto è dimensionato in modo tale da essere fissato al palo della Dixwire, all'elemento posto a circa 4 metri e mezzo, 5 da terra. A seguire abbiamo questo secondo elemento stampato, al cui interno andrà messa il balun 1 a 1 su bacchetta di ferrite. Sono presenti delle ansole per far uscire i fili di alimentazione dell'antenna e un'asola centrale, diciamo, per il cavetto coassiale che si va a connettere al BNC. Quindi il tutto poi andrà in compenetrazione. A chiusura del tutto abbiamo il tappo di chiusura con i due fori per l'uscita dei rami del dipolo e andrà a costituire un pacchetto unico che entrerà dentro il palo della Dixwire. Perfetto. Ingombro modesto, peso molto molto basso. Questa è la bacchetta di ferrite con gli avvolgimenti 9 spire trifilari e andrà inserita all'interno quel pezzo che ho descritto in precedenza, dove appunto vediamo le asole per permettere l'uscita dei fili di alimentazione e dei rami del dipolo e il cavettino coassiale che si va a connettere al BNC. Qui saldato il BNC, un pochettino di termoretraibile, cavetto coassiale fissato con una fascetta in modo che per le vibrazioni non si vada a scollegare, molto molto piccolo. E prima di chiudere il tutto diamo un controllo, una controllata con il nano VNA. A noi il valore che interessa è l'impedenza. Si vede poco bene, ma è 49,9 per il centrobanda circa il centrobanda della banda dei 40 metri, ma la curva è veramente piatta. E stesso valore per la banda dei 20 metri. L'SWPR è leggermente più alto, è semplicemente dovuto al fatto dei cavetti di collegamento. Questo è il centrale del dipolo assemblato e qui montato sul palo della Dixwire, dove vediamo i fili. Resta da fare la taratura, che nel caso del dipolo non si vede assolutamente niente, va bene, è lo stesso. Nel caso del dipolo con gli interruttori per la selezione di banda è un pochettino più noiosa. Abbiamo installato il dipolo alla sua altezza, tra virgolette, di servizio e iniziamo prima sulla banda dei 20 metri. Il tratto mancante dell'antenna provvisoriamente è sostituito da cordino. Il tratto mancante sarebbe la banda dei 40 metri. E in modo simmetrico procediamo al taglio. Dunque, al momento, anche se non si vede niente dalla telecamera, a 14 MHz è 1,17, quindi leggermente da tagliare, sempre in modo simmetrico.
Allora, fatto la taratura dei 20 metri, ho aggiunto gli interruttori, ovviamente chiusi adesso, e procediamo alla taratura dei 40 metri. E tagliando, ho dato una prima lettura al nano VNA, c'è da tagliare parecchio. Allora, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, e come al solito è il quasi che mi frega. Finito la taratura. Partiamo qui dal non si vede niente, vabbè, l'isolatore, poi risaliamo, lì su abbiamo l'interruttore, che per selezionare la banda basta, è sufficiente arretrare di uno sfilo e simmetricamente dall'altra parte. Al vertice il balun 1 a 1 sul nucleo di ferrite. Quindi 73, buon divertimento. Buona sperimentazione. In descrizione metto i file di stampa per chi fosse interessato. 73.